start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' speciale perché non è nei video ordinari, perché è un gioco che non è di nicchia di più. È sviluppato da italiani, da quello che ho visto, guardando i nomi, da un'idea non ortodossa di Marco Bancale. Luca Marchetti è sempre Marco Bancale Game Design, insomma ci sono tanti italiani in questa idea. Che cos'è Retro Gadgets? Retro Gadgets è un simulatore, adesso ve la semplifico, come se voi poteste usare un Arduino in un videogioco. Io, premesso che un anno fa al mio compleanno mia sorella mi regalò un kit di Arduino che onestamente non ho ancora usato, non ho ancora trovato la pazienza di dedicarmici. Quindi io arrivo a questo gioco che costa $19,90 su Steam completamente impreparato. Quindi non sarà un video lungo, però vi voglio far vedere le possibilità che vi offre. Il gioco vi permette di archiviare nei vari cassetti i gadget che voi programmate. Ad esempio io posso prendere questo e utilizzarlo, quindi posso accenderlo, posso vedere che cos'è. E qui è stato praticamente programmato un Tamagotchi, quindi io posso andare a interagire, dargli da mangiare. Cioè, pazzesca come cosa. Passando per la programmazione. Quindi io ho lo schermo, ho la possibilità di vedere cosa c'è dietro, e all'interno di ognuno di questi moduli qui, io posso andare a... Adesso non mi ricordo come si fa. A selezionare una CPU e programmarla. Beh, prima di tutto dovrei spegnerlo. Vedete che adesso è connesso, acceso e spento. Qua possiamo vedere. Io andando a selezionare una singola parte, una CPU, io posso programmarlo in linguaggio Lua, che se conoscete Arduino più o meno siamo lì, però vedete che è tutta programmazione scritta. Quindi potete anche andare poi a saldare, quindi con questo saldate i vari punti, con questo colorate. Vedete, adesso io me lo ripituro già bianco, mancano i termini, e potete anche andare a saldare le varie componenti interne, quindi creare appunto dei collegamenti. Questo è un esempio. Poi avete la possibilità di creare un gadget da zero. No, non voglio uscire da Retro Gadget, voglio semplicemente mettere via questo affare qua. Adesso andando qua sopra gli rimettiamo la cover e lo ributtiamo in archivio. Quindi praticamente abbiamo la possibilità poi di andare a vedere nelle varie schede tutte le varie parti per poter iniziare ad assemblare con i vari pulsanti, schermi, bottoni, levette, manopole. Possiamo andare a mettergli negli output tutte le varie cose, i LED, e poi ci sono i vari, che sono i circuiti intesi come sicurezze, ROM, dispositivi di accensione, di audio, di video, insomma di quello che volete, e andandolo poi a programmare. Una delle cose più interessanti è che potete scaricare dal workshop varie cose. Io adesso vado a scaricare, non lo so, provo a caso, completamente a caso. Si può scegliere da quelli con più likes, però adesso vediamo questo è stato, sì, mi iscrivo, me lo scarico e lo proviamo. Ci sono cioè è un gioco per estremamente appassionati del genere. Potete mettere il like, il non like. Lui adesso sta scaricando ed è open come progetto, quindi lo potete andare a modificare. Voglio vedere adesso lo stampo, c'è questa stampante 3D che mi stampa il progetto fatto da questo utente, e possiamo andare a provarlo. Lo accendiamo e vediamo, gli dà l'alimentazione, ma io voglio andare a dargli un'occhiata all'interno. No, anzi no, lo guardiamo dopo. Lo accendo, vedete che è un Game Boy. Vediamo se posso muovermi, sì, con le frecce. Non so i tasti onestamente. Così salto, la X colpisco, ok, sono morto. Cioè, è stato programmato a mano questa cosa, che a dire la verità, questo vi apre un'infinità di possibilità, perché, adesso ma io non ce la faccio, scusatemi. Ah, ho capito.
capito. Praticamente vi apre un'infinità di possibilità. Perché? Perché da quanto io ho visto su Arduino, voi potete, ok, con Arduino sperimentate, ma poi, mannaggia, non ce l'ho fatta, ma poi potete decidere di rendere la vostra creazione un hardware fisso, nel senso che vi fate stampare da delle società che ve li spediscono a casa i vari circuiti e poi lo fate, insomma. Questo è quanto. Ora, se noi andiamo ad aprirlo, vediamo se riusciamo ad aprirlo, perché dovrebbe essere open, quindi dovrebbe esserci la possibilità di aprirlo, ma non mi pare. Questo è stato praticamente decorato tutto totalmente. Ok, questo è l'interno, con i vari tasti che sono stati piazzati, e dietro creato la CPU con la programmazione di questo gioco. Possiamo vederne un altro? Allora, intanto gli rimetto la cover che è qua in alto e lo vado a buttare via. Nei vari archivi vedete che mi viene segnato come scaricato. Possiamo vedere se qualcos'altro interessante. Ci sono i tutorial, i video tutorial, ma... Allora, la programmazione Lua è quella classica cosa... Bellissimo questo. Hanno creato una calcolatrice. E questo? Vabbè, no, questo è il Game Boy, non posso non scaricarlo. L'hanno ricreato, praticamente molto simile. Diciamo che se volete cimentarvi, potreste iniziare con i primi tutorial sul linguaggio Lua creando qualcosa di molto semplice. Chissà che gioco c'è dentro. Niente. No, niente. È solo una cosa ornamentale, così. Lo apriamo. L'altoparlantino qui. Non ho ancora capito come si fanno a saldare i componenti, onestamente. Ah, questo non è open, non si può. Vabbè, allora lo mettiamo via anche lui. Poi ovviamente mi perdonerete questo video, ma ho deciso di farlo in giornata non canonica, perché è un more of the same, perché è una cosa, probabilmente una delle idee più intriganti che io abbia provato, ma anche più di nicchia. E quindi so che molti di voi non verrà mai in mente di provarlo. Però per chi è appassionato, per chi conosce il linguaggio Lua, non vuole prendersi un kit Arduino, non vuole star lì, questo può essere una gran cosa. Questo sembra essere interessante. Vediamo se funziona. Sì. Non va con le... Sì, va con VASD. L'hanno programmato con VASD. Vediamo un po'. E tu enter. È pazzesco. Poi non so dire onestamente dove avranno caricato tutte le texture, come si fa, non lo so, però è molto interessante, è una grande idea questa. Ora diamogli un'occhiata, vediamo se riusciamo ad aprirlo, a ruotarlo e vedere cosa c'è nella CPU. Io posso andare a... Non si sa se posso modificare il testo. No, l'ho messo via direttamente. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante di miei gadget. Questi sono quelli che... Non so cosa sia. Vediamo i più premiati. Questo ha delle casse esterne, sembra carino. Lo vediamo. Questo è protetto, vedete, non, probabilmente lo erano anche prima. Non potete aprirlo. Questo sembra essere un bel progettino. Vediamo. Cos'è, un Bomberman? Sì. Con anche la musica. Simpatico. Ok, fantastico. Allora, questo non credo si possa aprire, cioè più che altro modificare, però possiamo dare un'occhiata com'è il dietro. È stato tutto programmato con altri sistemi. Vabbè.
E in sintesi, come ultima cosa, vi faccio vedere anche la... mettiamolo via. Ok. Potete fare da qui, crea un gadget e io posso iniziare a fare, piazzare il mio coso qua. Posso decidere di mettere un video. No, mi dice che qua non si mette il video. No, posso mettere il tasto rosso, una levetta. No, è troppo piccolo, no. Posso girarlo e mettergli una CPU. No, non va bene. Piccolina così. Ok. Cliccando qua posso andare poi a programmare la mia CPU. Ma non so. Mi dà anche una guida? Ok, voglio mettergli un piccolo schermo se c'è un output dedicato. Così, così, posso? Sì. Sì, no, in realtà bisognerebbe impostare che la pressione di un tasto porta quel tasto poi a eseguire il comando interno, insomma, però questo qua è... Vedete, mi ha già fatto il foro e sarebbe la mia insomma, il mio strumentino inutile al momento per l'esecuzione, insomma, del comando. Ragazzi, potete anche spegnere e accendere la luce. Questo non so cosa sia, ma... Ah no, ok. Telecamerina, no, me lo fa mettere. E le possibilità sono assolutamente infinite. Quindi, questo era Retro Gadgets. Programmabile in Lua, ovviamente so che molti di voi non lo conosceranno, mi è compreso, però l'idea è senz'altro eccezionale, fuori di testa. Se volete cimentarvi e appassionarvi a questo, il passo successivo è poi comprarvi un kit di Arduino e iniziare a farlo voi stessi cablando i vari collegamenti elettrici, insomma, e programmando con l'applicazione collegato a un PC, insomma. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e alla prossima. Ciao ciao!